Benvenuti a Cosa c'è da sapere, approfondimenti di attualità, cultura, economia, politica e società, cura delle redazioni di Economia News e Ok Italia Parliamo. Parliamo adesso della novità in tema di fatturazione elettronica da e verso l'estero. Sì, perché siamo di fronte ad una grande novità iniziata il 1° gennaio 2022, perché da questa data non si deve più fare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, stiamo parlando in altri termini del famoso esterometro. Dunque, dal 1° gennaio dell'anno corrente, tutte le operazioni di cessione di beni o anche di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti che non operano all'interno del territorio italiano dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate utilizzando unicamente il tracciato di fatturazione elettronica. Questo è quanto stabilito da un provvedimento emanato lo scorso 28 ottobre, quindi il 28 ottobre 2021, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ma per tutti i dettagli e per il nuovo iter da seguire, per non incorrere in spiacevoli sanzioni, potete trovare ogni approfondimento all'interno del nostro quotidiano economico, Economia News. Arrivederci e grazie.